Ammonta a quasi 50.000 euro la somma raccolta dietro l'invito promosso da Banca Sella e dagli Anelli Lab a 32 imprenditori salernitani. Grazie ai fondi raccolti con l'iniziativa Insieme per Sarno presentata questa mattina, sarà possibile rifare sentieri e recinzioni per proteggere e rendere nuovamente fruibile il Monte Saretto di Sarno devastato da un incendio nell'estate scorsa. Venerdì 24 gennaio è già sold out per lo spettacolo di Maurizio Casagrande, Mostri a parte. L'iniziativa vedrà i biglietti distribuiti dalle imprese benefattrici e si terrà al Teatro Augusteo. La fortuna è dovere, diciamo, di chi ha avuto la possibilità di essere un attimo più popolare, più conosciuto, e la fortuna di essere in qualche modo apprezzato dal pubblico. Io credo che c'è bisogno che proprio queste persone, in questo caso io nel mio piccolo, diano una mano, soprattutto quando capitano cose così evidenti e così vicine, perché poi insomma sono territori vicinissimi anche alla mia proprio residenza, e quindi legato a questo sì, ho detto sì molto volentieri a questa cosa. Poi anche il fatto di farlo qui a Salerno e non a Sarno, dove c'è uno straordinario teatro che è bellissimo, nel quale sarò in cartellone ufficialmente, ma invece venire a fare questa manifestazione qui in modo tale da raccogliere fondi per dare una mano in questa tragedia, perché poi sono problemi grossi dei nostri territori e dobbiamo imparare ad affrontarli velocemente, perché purtroppo andiamo incontro al problema che o per l'imbecillità di qualcuno fisica e del momento, o l'imbecillità assoluta che abbiamo avuto negli ultimi anni a devastare il territorio, e dobbiamo alzarsi le maniche e mettere a posto tante cose. Quindi chi può, e in questo caso io nel mio piccolo, deve dare una mano. Sa, Sindaco, come potrebbero essere utilizzati questi fondi? Noi abbiamo già un'idea progettuale, un preliminare, e i fondi potrebbero essere utilizzati sulla sentieristica oppure per ripiantumare alcune zone che sono state appunto devastate, soprattutto sulla sentieristica, perché dalla fascia pedemontana si può raggiungere la chiesetta rupestre della Madonna del Carmine e poi attraverso altri sentieri sono raggiungibili i ruderi del castello feudale.